Sono passati 110 anni dalla catastrofe sismica più grave che il nostro paese abbia mai sofferto, quella del terremoto del 1908 tra Reggio Calabria e Messina. Quel terremoto sviluppò anche un grande tsunami, paragonabile a quello che abbiamo appena visto del 2004 in Indonesia e paragonabile a quello successivo del 2018. Il terremoto del 1908 ebbe una copertura mediatica senza precedenti per l'Italia. Arrivarono qua scrittori importanti e giornalisti e tutti raccontarono più o meno episodi tremendi. La cosa che più sconcertava i giornalisti era il grande puzzo che si levava dalle macerie, da una parte e dall'altra dello stretto, perché poi alla fine i morti vennero bruciati per il timore, infondato, lo sappiamo oggi, di epidemia. La popolazione fu sorpresa nel sonno alle 5 del mattino, dunque la catastrofe fu totale anche per questa ragione. I soccorsi, peraltro, arrivarono con moltissimo ritardo. I primi furono proprio i marinai delle navi russe, inglesi e dei due piroscafi italiani che si trovavano a incrociare nello stretto. Ma molte donne non volevano essere soccorse, seppure in vita sotto le macerie, perché erano nude, non volevano farsi vedere, avevano pudore di farsi vedere in quel modo. Si racconta di due amanti raccolti nudi nel loro letto, morti entrambi schiacciati dalle macerie. E anche scene di povertà terrificante, come di quel messinese che aveva allertato i soccorsi perché aveva sentito un lamento provenire da sotto le macerie e tutti pensavano che si trattasse della madre che viveva con lui, che invece era già morta, ma in realtà lui si stava preoccupando del somaro. Era lui che aveva sentito sotto le macerie e che voleva salvare, perché con lui avrebbe potuto far ripartire la sua esistenza. Quel terremoto fu anche l'occasione per chi guardava l'Italia da fuori di valutare la capacità di reazione dell'Italia di fronte a una catastrofe, perché la guerra sarebbe stata di lì a poco una catastrofe per tutti. Come si sarebbe comportata l'Italia? A vederle oggi, Messina, ma anche Reggio, sono città che non sono in grado di sopportare una catastrofe come quella, ma anche una molto meno forte. L'unica speranza è che appunto qui il periodo di ritorno dei terremoti è molto lungo e si spera che non ce ne sia uno nell'immediato, ma forse noi dovremmo essere complessivamente più preparati rispetto a questi eventi di quanto non abbiamo fatto. Ma incrociando sopra lo stretto di Messina, come siamo in questo momento, grazie alla nave del CNR dalla porta, quello che possiamo cercare di analizzare di quella catastrofe è soprattutto l'aspetto fisico per primo. Da che cosa è stato scatenato quel terremoto? Certamente da una faglia, lo abbiamo imparato, sono quelle che fanno partire i grandi sismi. Quella faglia è in questo momento sotto questa nave. È una faglia cieca, come si dice, cioè va da 3 km sotto il terreno e sotto il mare fino a una trentina di chilometri di profondità. Nessuno la può vedere in superficie, non ha nessun riflesso né sulla costa calabrese e nemmeno su quella messinese dall'altra parte. È una faglia molto pericolosa dal punto di vista dei terremoti, perché riesce a scatenarli anche a una debole profondità, come è avvenuto probabilmente con il terremoto del 1908. È lunga più di 40 km, qualcuno dice fino a 80 km, ed è orientata grosso modo nord-sud, passa proprio qua sotto. Bisogna ricordare che quel terremoto ha avuto una valutazione di magnitudo Richter intorno a 7,1-7,2, non lo possiamo sapere con precisione, a quel tempo non si misurava la magnitudo. Dal punto di vista dei gradi invece è arrivato a oltre l'undicesimo della scala Mercalli dal punto di vista dei danni. Purtroppo però non ha cambiato le cose, come invece è successo con analoghi terremoti forti in altre zone del mondo. Il paragone è immediato col terremoto del 1906 a San Francisco, che ha permesso agli Stati Uniti di dare tutto un nuovo corso alla loro edilizia, che è stata antisismica e ha permesso dunque di cambiare il corso della storia rispetto agli eventi naturali. Buildings not leveled outright rocked crazily while frightened San Franciscans fled outdoors in dread anticipation. And then the panic was increased by the sickening horror of fire. Panic. Oggi il mare qui è calmo sullo stretto, ma non si può non ripensare a quel tremendo maremoto del 1908, della fine di dicembre, e in particolare quando qui almeno tre ondate successive
fecero sollevare le navi che, come le nostre in questo momento, attraversavano lo stretto all'alba. Quel maremoto ha avuto ondate alte fino a 12 metri e ha interessato tutto quanto lo stretto. Ricorda, da un punto di vista dell'altezza dell'onda e anche dal punto di vista poi della catastrofe che si è generata, quello che è accaduto più volte in altri oceani che ci sembrano ben più pericolosi del mondo e che hanno mostrato fenomeni in realtà molto simili a questi, come è il caso del grande tsunami susseguente al terremoto di Fukushima del marzo del 2011.